Salve a tutti! Oggi voglio parlarvi di due tecniche utili per facilitare lo studio. La prima serve per potenziare la memoria, la seconda aiuta a memorizzare facilmente la tabellina del 9. Quando usiamo un metodo di studio tradizionale e dobbiamo memorizzare un elenco di parole, di solito lo ripetiamo più e più volte per poterlo ricordare. Se ci affidiamo alla naturale capacità di memoria, mediamente ricordiamo fra le 4 e le 8 parole di un elenco e non è detto che riusciamo a ricordarle nel giusto ordine. Vediamo cosa succede se invece ci affidiamo ad una tecnica di memoria. Per poterla utilizzare dobbiamo prima parlare di 4 caratteristiche, perché sono caratteristiche importanti che consentono l'attivazione della memoria a lungo termine. Mi riferisco a esagerazione, movimento, associazione inusuale e coinvolgimento emotivo. Quando sono presenti due o tre di queste caratteristiche nelle informazioni che voglio ricordare, il ricordo si deposita nella memoria a medio termine. Quando io invece utilizzo tutte e quattro le caratteristiche, il ricordo va a depositarsi nella memoria a lungo termine, dove rimarrà per sempre. Vediamole una per una. L'esagerazione indica una sproporzione, la presenza di una caratteristica che è al di fuori della norma. Quando io mi trovo davanti a qualcosa di esagerato, per esempio un uomo che pesa più di 200 kg, oppure anche una sproporzione in senso opposto, per esempio un nano, la mia attenzione aumenta. Difficilmente dimenticherò, per esempio, una mano gigante che gioca a pallacanestro, oppure un uomo talmente grasso da non riuscire ad entrare in ascensore. Per quanto riguarda il movimento, tutto ciò che si muove attira più facilmente l'attenzione e quindi attiva la formazione di un ricordo. Immaginiamo una piazza con tante persone che camminano. Ad un certo punto una di queste persone inizia a correre. La nostra attenzione andrà proprio su quella persona. Se io immagino un parcheggio pieno di auto, la mia attenzione andrà proprio sull'auto che in quel momento va a fare manovra per uscire dal parcheggio, non certo sulle macchine che rimangono ferme. L'associazione inusuale si verifica quando c'è un elemento che viene abbinato ad un altro senza che ci sia fra di essi un'affinità prossima, un'affinità logica oppure una consuetudine nell'essere associati fra di loro. Pensiamo per esempio ad un uomo nudo in mezzo ad un gruppo di persone vestite in giacca e cravatta. Quindi tutto quello che è insolito rimane più facilmente nella nostra memoria perché l'uomo ha una capacità innata a memorizzare quello che è insolito. Infine il coinvolgimento emotivo. La maggior parte dei ricordi che permangono nella memoria a lungo termine sono stati fissati principalmente perché sono supportati da una grande emozione. Pensiamo per esempio al nostro primo bacio, al cartone che amavamo di più quando eravamo bambini, alla nascita dei nostri figli. Sono tutte situazioni impregnate di coinvolgimento emotivo. Ecco perché ne abbiamo un ricordo limpidissimo nonostante magari siano passati tantissimi anni dall'evento stesso. Una volta definite le quattro caratteristiche che facilitano la memoria a lungo termine, quindi esagerazione, movimento, associazione inusuale e coinvolgimento emotivo, vediamo adesso come utilizzarle. Ogni informazione che si vuole ricordare va associata ad un'immagine concreta, utilizzando appunto queste quattro caratteristiche. Se io per esempio voglio memorizzare il significato di un vocabolo, utilizziamo la parola perigliare, che significa mettere in pericolo. Io utilizzo l'assonanza della parola perigliare con le immagini di una pera e di un aglio gigante, quindi l'esagerazione. Si avvicinano, movimento, quindi accostamento inusuale, la pera si sente messa in pericolo dal cattivo odore dell'aglio, quindi un coinvolgimento emotivo. Questo mi permetterà di ricordare subito il significato della parola perigliare. Facciamo un esempio con un vocabolo inglese di cui voglio imparare il significato. To borrow significa prendere in prestito. Io posso immaginare di andare dal mio vicino di casa a chiedergli in prestito qualcosa e lui mi dà un enorme blocco di burro. Utilizzo la parola burro perché ha un'assonanza con to borrow. Questa immagine che ho creato mi permetterà di ricordare subito il significato di to borrow senza doverlo ripetere più e più volte nella maniera tradizionale. Facciamo un esempio adesso rispetto ad un testo da memorizzare, dove io devo prendere delle parole chiavi.
Per poter memorizzare questo tipo di testo devo utilizzare tre passaggi. Devo creare un'immagine per ogni parola chiave, la devo legare alla parola successiva e devo continuare questo procedimento continuando a legare le immagini fra di loro due per volta. L'esempio che vi faccio è con un elenco di 20 parole che provo ad associare fra di loro creando delle immagini. Ve le elenco e se volete potete scriverle. Cappello, telecomando, sedia, torta, ciliegia, valigia, mare, tenda, albero, letto, pavimento, pallone, matrimonio, giraffa, maschera, quaderno, tappeto, automobile, salvagente, bicchiere. Questo è l'elenco di parole. Creiamo adesso delle associazioni fra di esse. Partiamo dalla prima parola, cappello. Immagino non un cappello qualsiasi, ma il mio cappello, quello che uso più spesso. Immagino di prenderlo e di infilarci dentro il telecomando, seconda parola. Il telecomando comincerà ad urlare perché soffre di claustrofobia, gli manca l'aria. Lo vediamo scappare e andare a mettersi sulla sedia, terza parola. La sedia ha un po' di fame, allunga le gambe per prendere un'enorme fetta di torta, quarta parola. La torta ha su di sé una ciliegia talmente grande, quinta parola, da schiacciarla. La ciliegia capisce che deve andare via di lì. Si prepara la valigia, sesta parola. La valigia, a causa del troppo caldo, inizia a sudare e va a tuffarsi a mare, settima parola. Il mare, all'improvviso, viene coperto da una gigantesca tenda, ottava parola. La tenda va ad asciugarsi sui rami di un albero, la nostra nona parola. L'albero è un po' stanco e va a riposarsi proprio sul nostro letto, parola 10. Il letto si mette a fare delle flessioni, ma va a sbattere contro il pavimento, parola 11. Il pavimento si mette a palleggiare con un pallone, parola 12. Il pallone diventa enorme e va a colpire due sposi proprio nel momento del loro matrimonio, parola 13. Guardando meglio gli sposi, ci accorgiamo che la sposa è una buffissima giraffa, parola 14. La giraffa prova a nascondere il suo lungo collo con una mascherina, parola 15. La mascherina ha fra le sue mani un buffo quaderno, parola 16. Questo quaderno è stato foderato con un tappeto a quadri, parola 17. Il tappeto esce e va a prendere l'automobile, parola 18. L'automobile va a indossare il suo salvagente, parola 19, uno di quelli con la paperella. Il salvagente è un po' sgonfio, per gonfiarsi va a bere un bicchiere d'acqua, parola 20. Ci accorgiamo che se la memorizzazione è stata fatta bene, non avremo alcuna difficoltà non solo a ricordare tutti e 20 gli elementi, ma anche a ricordarli in senso inverso, in ordine inverso. Proviamo adesso a fare un esempio pratico per vedere come questa tecnica la posso utilizzare quando devo memorizzare un testo per scuola. Un piccolo testo di scienze, per esempio. Un insieme di cellule uguali, specializzate per svolgere la stessa funzione, è detta tessuto. Più tessuti diversi che compiono una determinata funzione viene detto organo. L'insieme di più organi che collaborano allo svolgimento di una stessa funzione costituisce un apparato. Allora, comincio col cercare le parole chiave di questo breve testo, che sono cellula, tessuto, organo e apparato. Ecco come posso memorizzarle velocemente. Immagino il mio libro di scienze chiuso in una cella. La parola cella mi ricorda cellula. La cellula si apre e ne esce una stoffa gigante. La stoffa mi ricorda tessuto. La stoffa entra in chiesa e va a suonare l'organo. L'organo, anziché far uscire da sé delle note musicali, fa fuoriuscire un minuscolo apparecchio. La parola apparecchio mi ricorda apparato. In questo modo io dovrei facilmente ripercorrere il breve testo riprendendo le mie quattro parole chiavi, che abbiamo detto sono cellula, tessuto, organo, apparato. Passiamo adesso a parlare della tecnica che ci aiuta a imparare facilmente la tabellina del 9. Posso utilizzare questa tecnica attraverso le dita delle mani.
io devo abbassare il dito che mi serve per indicare il fattore che voglio moltiplicare. Considero le mie dita a partire dal mignolo della mano sinistra e spostandomi poi verso destra fino ad arrivare al mignolo della mano destra. Quindi i fattori dall'1 al 5 li indico sulla mano sinistra, i fattori dal 6 al 10 li indico sulla mano destra. Facciamo un esempio pratico. Io devo moltiplicare 9 per 2, quindi il fattore che devo moltiplicare è il 2, quindi vuol dire che devo abbassare il secondo dito. Siccome abbiamo detto che partiamo da sinistra, il secondo dito che devo abbassare è proprio questo, l'anulare della mano sinistra. Il risultato lo leggo guardando le dita aperte che stanno alla sinistra del dito piegato, che mi danno la decina del risultato, in questo caso 1. L'unità del risultato me le dà le dita aperte che stanno alla destra del dito piegato, in questo caso 8. Infatti sappiamo che 9 per 2 fa 18. Facciamo un ulteriore esempio. Mettiamo che vogliamo sapere quanto fa 9 per 4, quindi devo abbassare il quarto dito. Noi sappiamo che 9 per 4 fa 36, quindi io guardo le dita aperte alla sinistra del dito piegato, 3. Le dita aperte alla destra del dito piegato, 6, 36. Ecco come facilmente quindi io posso ricordare e imparare tutta la tabellina del 9. Grazie per l'attenzione, ci auguriamo che questo contributo vi sarà utile. Lido resta con voi. Arrivederci.